Nonostante i suoi 50 anni, questo è un periodo particolarmente favorito per Sandra Bullock, per i suoi successi cinematografici recenti, Oscar come attrice protagonista in The Blind Side e Buon andamento al botteghino per Gravity, ma anche per la sua vita sentimentale. No, non è fidanzata, ma si dichiara single e felice. Meglio soli che mal accompagnati, sembra il suo motto, dopo essersi separato dal marito Jess James, che l'ha tradita. Sembra che la Bullock preferisca soffrire un po' per la solitudine piuttosto che dipendere dalla presenza di un uomo. La sua filosofia di vita è stata forgiata dall'educazione ricevuta dalla madre, che le ha insegnato come essere autonoma e come fare meno degli uomini. Meglio star da sole che spezzarsi il cuore per qualcun altro. Sandra preferisce dedicarsi anima e corpo al suo piccolo Luis Bardo, figlioletto con cui è molto legata, e non pensare assolutamente a flirts o relazioni. Probabilmente è un fattore familiare, dal momento che anche la madre l'ha cresciuta completamente da sola, senza contare sull'appoggio di nessun uomo. Sandra è diventata grande praticamente senza padre. Possiamo ben dire, la storia si ripete.